potrebbe essere la storia di un ragazzo qualunque che scrive la sua biografia, o io che scrivo la mia. Uno come tanti che si sente vuoto e solo ed è convinto di aver perso tutto, anche la forza per spiccare il volo. Così debole e senza un minimo di autostima, si sente condannato e destinato al contatto ravvicinato con il suolo ed ha bisogno di qualcuno che lo liberi quanto prima. In realtà è già libero, niente e nessuno lo tiene, né corde né catene, ma lui le vede. Cammina sulla linea di una crisi esasperata e comincia a farsi domande sul senso della vita, quando si rende conto che fino a poco prima la sua è stata sprecata. Decide di lasciare un segno per dare un senso ad ogni sua giornata e per quando un domani la sua sarà finita. La vita ha troppo breve per lasciarla andare come va. Bisogna tenere le redini. Se non dirigi il gioco sarà lui che ti dirigerà. Scegli il tuo futuro e credici. Vale che vada potrei dire di averci provato, ma se ci credi non ti servirà. Non vorrai avere rimorsi e rimpianti esaminando il tuo passato. Scegli il finale andato già. Stare da soli è come stare nelle sabbie mobili. Più provo a uscire più sprofondo, allora forse è meglio aspettare comodi, perché dicono che per salire bisogna prima toccare il fondo. Lui era con la merda fino al collo, fino all'altro giorno, ma ha capito che era falsità e finzione come nei film porno. Ma oggi è un altro giorno ed ha un obiettivo ed un motivo per realizzare un sogno, che fa d'occhi aperti e non per modo di dire. La notte non prende sonno, ha smesso di dormire. Dice che il sonno è tempo sprecato e che ogni singolo secondo ora lui se lo vive. Ha diverse aspettative, non crede più nel destino da quando il proprio destino è lui che lo decide e non vive nella paura di non poterci riuscire. Ha riacquisito l'autostima ed è pronto a ripartire. Non è più prigioniero né nel pensiero né per davvero, e dice a muso alto e sguardo fiero: sono l'uomo che guardo oggi allo specchio e non quello che ero. Ed è sincero quando guardando a ritroso ammette di aver sprecato troppo tempo prezioso. Ed ora la sua storia sarà di lezione a qualcun altro, perché la vita è troppo breve e va vissuta al massimo. La vita è troppo breve per lasciarla andare come va. Bisogna tenere le redini. Se non dirigi il gioco sarà lui che ti dirigerà. Scegli il tuo